Abbiamo detto che in un video precedente che una delle obiezioni più frequenti che fanno le persone all'anarchia libertaria, prima di averla studiata bene, è che è utopistica. Uno dei motivi per cui sarebbe utopistica è che gli esseri umani sono egoisti, mentre invece una società anarchica, secondo loro, avrebbe necessità di un essere umano evoluto dal punto di vista morale, un essere umano capace di tolleranza e che non cerca di prevaricare gli altri. Quindi un essere umano altruista. Perché le persone pensano questo? Perché confondono l'anarchia con l'assenza di regole. Perciò pensano che senza regole gli uomini non riuscirebbero a frenare i loro istinti predatori. In realtà qui ci sono diversi pregiudizi. Uno è che in una società libertaria ci sono e come le regole, solo che non sono fissate, stabilite, determinate centralmente da uno Stato nazionale. Accenno qui, poi semmai lo riprendiamo meglio, che un sistema di regole emergerebbe dalla base sociale attraverso un processo spontaneo che vedrebbe protagonisti una serie di associazioni, tribunali e agenzie di giustizia e di legislazione private, che in concorrenza di libero mercato realizzerebbero una specie di diritto consuetudinario, di common law anglosassone. Anche questa è una cosa che, detta così, suscita tantissime perplessità, perché questi tribunali privati farebbero gli interessi dei gruppi economicamente potenti, ma in realtà sono tutte cose che si possono discutere, chiarire, e anche qui si possono eliminare tanti equivoci, tanti pregiudizi. Comunque questo è un argomento che semmai approfondiamo dopo. Adesso invece vediamo perché è un pregiudizio quello di pensare che una società anarchica ha bisogno di un uomo migliore di quello che è in realtà. Questo non è vero. Come spiega lo stesso Carlo Lottieri in questo saggio, il libertarismo non è un'utopia, è un saggio che è disponibile gratuitamente online. Ecco, in questo saggio Lottieri spiega che il libertarismo non ha bisogno di un uomo nuovo, cioè un uomo più morale, ma che invece un uomo con tutti i difetti che ha, i pregi e i difetti che ha, può benissimo realizzare un processo di ordine spontaneo che lo porta ad organizzarsi in una società anarchica. Quindi la teoria libertaria propone soluzioni istituzionali per l'uomo così com'è. L'uomo presenta attitudini positive e negative, pacifiche ed aggressive, ma nella proposta libertaria è proprio l'ordine giuridico policentrico, come accennavo prima, il discorso del libero mercato, dell'amministrazione, della giustizia e della produzione legislativa. È l'ordine giuridico policentrico e concorrenziale, dove alcune agenzie di protezione competono nell'offerta dei servizi di protezione e anche nella produzione legislativa, che pongono un freno a tutte quegli istinti predatori ed aggressivi che hanno gli uomini così come sono. Quindi è il libero mercato stesso che pone un freno alle caratteristiche più negative dell'uomo. Non c'è bisogno per l'uomo di modificare la sua natura. Inoltre i singoli individui sarebbero portati, costretti a collaborare, a cooperare, perché i singoli individui da soli non sono autosufficienti, non sono in grado di sopravvivere in nessuna società. Quindi, piuttosto che farsi la guerra gli uni con gli altri, sarebbero obbligati a cercare scambi, associazioni e appunto libero mercato. È un po' come il discorso dei piccoli stati, dei piccoli territori, come i piccoli cantoni svizzeri. Più quelle realtà territoriali sono piccole, meno sono autosufficienti, più saranno spinte a cooperare, collaborare, scambiare piuttosto che farsi la guerra, per soddisfare le loro più fondamentali esigenze. Lo stesso vale per gli individui. Quindi c'è questo pregiudizio da superare, che in una società anarchica tutti farebbero la guerra contro tutti, non sopravviverebbe nessuno. Invece tutti cercherebbero di collaborare, più che altro in modo pacifico, perché se uno invece si mette a fare la guerra agli altri, subisce delle pesanti conseguenze, le subiscono sia quello che vince che quello che perde essenzialmente. Quindi in altre parole, le guerre non convengono né ai piccoli stati né agli individui.
conviene invece la collaborazione e la cooperazione. Queste cose io le scrivo anche in alcune riflessioni che tengo in un diario personale. La filosofia libertaria non richiede un uomo nuovo, ma accetta l'essere umano con i suoi difetti, la sua naturale aggressività, limitando gli effetti nefasti delle prevaricazioni umane proprio grazie alla dispersione del potere in mille centri periferici, società policentrica. Al contrario, nei moderni stati democratici, ristretti gruppi oligarchici ai vertici delle istituzioni nazionali dispongono di un enorme potere legale concentrato, di fatto al di fuori del controllo dei cittadini. E continuo sempre nel mio diario: il sistema libertario anarcocapitalista non è utopistico perché a misura d'uomo, è compatibile con i limiti, i difetti e l'egoismo degli esseri umani, non pretende, come ad esempio il socialismo o il comunismo, di modificare la natura dell'uomo e forgiare un uomo nuovo. Questo perché l'anarcocapitalismo contrappone dinamicamente le divergenti aspirazioni, che sono le preferenze soggettive dei singoli individui, e i differenti comportamenti, quindi l'azione umana, che le persone mettono in atto per realizzare i loro progetti di vita e li fa equilibrare e armonizzare nell'ordine spontaneo del libero mercato. Quindi la società libertaria è un'organizzazione umana naturale, la società con lo Stato invece è artificiale, il socialismo comunismo è utopistico, non solo perché la natura dell'essere umano non si può stravolgere e forgiare l'uomo nuovo, ma anche perché la pianificazione, cioè l'ingegneria sociale di un'autorità centrale verticistica, non può funzionare proprio in linea teorica. Per una serie di motivi anche proprio strettamente economici, è il teorema dell'impossibilità del socialismo che ci ritorneremo più avanti.